Gli amici vengono a cena e non ti hanno avvisata. Non aprire la porta. No, te la sistemo io la serata. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, benvenuti. Mi ha rovinato la rima. Poi vedete che non ci mettiamo d'accordo. E con lui non si può fare proprio nulla, ragazzi. No, benvenuti no, nella nostra cucina anche oggi. Se vi capita una situazione di questa, non aprite veramente, lanciategli un secchio d'acqua, un sacchetto della spazzatura. No, così ma dal, no, balcone. Siate cordiali e soprattutto stupite i vostri amici con il vostro estro in cucina, con una ricetta facile facile che non potranno dimenticare a lungo. E allora spostiamo di là e andiamo a vedere la nostra torta salata veloce come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra sfoglia con le zucchine: un rotolo di pasta sfoglia tonda, due uova possibilmente bio, 100 grammi di parmigiano reggiano, tre zucchine ben lavate, le mie sono biologiche, uno spicchio d'aglio, olio a piacimento, quello che servirà per soffriggere le zucchine, pepe e sale anche qui quanto basta, a gusto proprio, 140 grammi circa di provolone dolce e del prosciutto cotto, io ne ho circa 120 grammi. Iniziamo subito. Come prima cosa grattugio le mie zucchine. Eccoci qua, quello che avremo saranno delle zucchine ben tritate. Adesso spostiamoci a cuocerle. Metto in una padella l'olio, io ne ho messi 3 cucchiai, lo spicchio d'aglio e accendo la fiamma. Se non vi piace l'aglio potete usare la cipolla, se non vi piace la cipolla potete usare il peperoncino, anche il porro o lo scalogno, tutto quello che volete, insomma, per insaporire le zucchine. Aggiungo quindi tutte le zucchine sull'olio senza null'altro, senza aggiungere il sale per adesso. Così, non appena le zucchine cominceranno a perdere acqua, lo vedete, è facilmente fruibile, aggiungiamo il sale, rimestate ben bene, coprite con un coperchio o un paraschizzi e fate stufare un pochino e fate andare per 10 minuti, non di più, giusto il tempo di ammorbidire le verdure. Mentre le zucchine sfrigolano, prendo le uova, e le sbatto con una parte del parmigiano. All'interno delle uova metto anche il pepe. Quindi sbatto bene bene il tutto. Nel frattempo le zucchine sono pronte, sono morbide, non hanno perso del tutto l'acqua, ma l'acqua è asciutta sulla padella, non ce n'è più, vedete? Quindi stacco la fiamma e lascio raffreddare. Alla fine devo ricordarmi di rimuovere lo spicchio d'aglio. Ok, a questo punto preparo la mia sfoglia. Quindi prendo la teglia, apro il mio rotolo di sfoglia, uso la carta forno che è in dotazione. Mi limiterò semplicemente a rifilare gli angoli, prendo la mia teglia e inserisco all'interno la sfoglia, bucherello la base e fodero con le fettine di prosciutto. Mettete sempre il prosciutto nella parte più bassa, così che la sfoglia non si inumidisca troppo con la farcia e riesca a sfogliare anche nella parte sottostante. E voilà!
primo strato fronto. Il mio secondo strato sarà composto dalle fettine di provolone dolce. Mettiamo un attimo da parte e piano piano inserisco le zucchine nel composto di uova. Le inserisco piano piano perché le mie ancora non sono totalmente fredde, e così faccio in modo che l'uovo non si cuocia. Man mano verso un po' di parmigiano in questo composto e ne lascio un pochino da parte. Versiamo il composto e con una spatola stendiamolo benissimo. Mettiamo il parmigiano sulla superficie in modo che faccia la crosticina in cottura. Quindi prendo la sfoglia e la arrotolo così all'interno, creando tutto un girellino senza perderci molto tempo. Con un po' d'acqua bagno soltanto la parte superiore della sfoglia, così con le dita. In forno a 200 gradi per 20 minuti. State attenti a non farla bruciare. Ricordatevi che ogni forno è a sé. Io la metto nella parte medio bassa del forno con forno combinato a 200 gradi. Andiamo e ci vediamo a fine cottura. Ed eccola qui, appena sfornata, la nostra buonissima torta sfoglia di zucchina. E allora adesso la lascio riposare e raffreddare un attimo. Ed ecco la nostra meraviglia impiattata. Guardate che bella! Ve la faccio vedere dall'alto. Voilà! Una bella crosticina, una sfoglia ben sfogliata. E voilà, il pranzo è servito. In 20 minuti, facile facile. Vengono sempre a mani vuote e tu gli prepari pure da mangiare. E io sono così, magnanima. Però, siccome queste ricettine facili, non è che c'è tanto da impegnarsi, non mi pesa, non va mi beh, pesa. Va bene, provate anche voi questa torta salata con pasta sfoglia, facilissima, e soprattutto suggerimento per l'estate. Tenete sempre due rotoli di pasta sfoglia pronti in frigorifero, perché possono servire sempre, sempre, sempre. Si trova l'utilizzo, diciamo così. Bene, se anche tu hai un amico così maleducato, mi raccomando, metti tanti pollici in su, condividi il video e iscriviti al canale, mi raccomando. Attiva la campanella per non perdere i futuri video e naturalmente ci vediamo sempre qua per un prossimo video goloso. Ciao! Ciao!